edizione 2019 di Coastal Care, organizzato dalla Novasol in collaborazione con l'associazione Cilento Mania e il patrocino del comune di Castellabate. Mi trovo a Santa Maria di Castellabate, più precisamente a Marina Piccola. Seguiamo questo evento che per il secondo anno consecutivo si tiene in questo fantastico comune del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Burni. Buongiorno, benvenuti qui a Santa Maria di Castellabate, in questa splendida spiaggia di Marina Piccola, dove questa mattina con Novasol, che è il tour operator incoming verso Villa Appartamenti, si parte questa bellissima iniziativa di Coastal Care, che è un'iniziativa a livello europeo che Novasol promuove, finalizzata alla pulizia delle spiagge, quindi a tenere un mondo pulito, un'iniziativa che non fa nient'altro che percorrere quello che oggi sono le logiche e le dinamiche di un mondo che sta per cambiare e che deve assolutamente cambiare. I don't know, is there something about you? Got me feeling like I can't be without you. Anytime someone mentions your name, I be feeling as if I'm around you. Ain't no word to describe you, babe. All I know is that you take me high. Can you tell that you drive me crazy? 'Cause I can't get you off my mind. Think of you when I'm going to bed, and when I wake up, think of you again. And you are my homie, lover, and friend. Exactly why you light me up inside like the 4th of July. Whenever you're around, I always seem to smile. And people ask me how. Well, you're the reason why. Sì, è il contrario, cioè Novasol che organizza e Cilento Mania che dà una mano in questa stupenda iniziativa europea che fa Novasol. Infatti oggi, così come la stiamo facendo qui a Santa Maria di Castellabate, come ho detto prima, la si sta facendo in tantissimi paesi in Europa, partendo dalla Danimarca, che è la, diciamo, il paese che ospita proprio la casa madre di Novasol. Ripeto, Novasol è un tour operator che fa incoming su ville e appartamenti, che ha, di cui diciamo Cilento Mania è partner. Qui nel Cilento facciamo la prima accoglienza qui nelle zone del Cilento. E bellissima iniziativa, soprattutto perché ha visto tanti ragazzini, tanti giovani delle scuole elementari e medie impegnati in questa giornata, tutti molto molto naturalmente come dire, entusiasti, e soprattutto si vede la sensibilità che i ragazzi hanno verso queste cose. Quindi ci tengono a parlare di un mondo che sia pulito, perché poi naturalmente il loro futuro, il nostro impegno è anche questo. La Novasol sente molto l'esigenza di far trovare le spiagge ai propri ospiti. Noi lavoriamo in tutta l'Europa, dicevo prima, questa giornata, nella stessa giornata questo evento si sta ripetendo in ogni stato d'Europa. Novasol è un tour operator che si occupa di affitti turistici, l'affitto di ville e appartamenti in tutta Europa. Come dicevo prima, io sono responsabile per il Sud Europa. Nel sistema Novasol noi abbiamo circa 50.000 alloggi nel nostro programma. Non esiste uno di questi alloggi che non è stato visitato da una persona mandata da Novasol. Sì, l'amministrazione è, diciamo, che è molto vicina a queste iniziative di carattere ambientale, tant'è che ha patrocinato con una delibera di giunta questa giornata dedicata appunto alla pulizia del litorale. Io desidero ringraziare la Novasol, questo tour operator che opera da molti anni nel Cilento a Castellabate, ed in particolare Bruno Carpinelli, che è il responsabile del centro sud appunto della Novasol. Anche un ringraziamento alla dirigente, alla vice dirigente dell'Istituto Comprensivo di Castellabate, perché mostrano una sensibilità assoluta rispetto a questi temi di carattere ambientale.